Ciao a tutti, siamo in compagnia di Daniele Masarotti, il secondo relatore del ciclo di eventi Tendenza per il futuro. L'evento del 21 febbraio si chiama Essere Coppia, ma prima di addentrarci sul significato di questo termine, chiediamo una cosa a Daniele. Daniele, tu ti definisci costellatore familiare, cosa significa? Significa essere colui che, grazie a una formazione, conduce una costellazione familiare, che è una metodologia creata da Bert e Sophie Hellinger in Germania, che serve a occuparsi, ad approcciarsi a quelle che sono tutte le relazioni di qualsiasi tipo. Questa metodologia per me è stata uno dei tanti passi, dopo essere stato insegnante di musica e aver fatto la formazione triennale di counseling, ho implementato con questa metodologia che ho trovato molto bella, umile e profonda proprio per toccare le relazioni umane. Cosa tratterai nell'incontro Essere Coppia? Appunto, parleremo della relazione, credo la più particolare, la più esposta, diciamo, proprio per la sua bellezza a delle problematiche più o meno importanti, e quindi credo che sia in tutti noi la curiosità di scoprire qualche cosa, qualche idea, qualche stimolo nuovo in merito a questo tipo di relazione, appunto, che è al servizio anche della vita. E ci sono altri argomenti che toccherai in questo ciclo di eventi? Sì, ci sarà, appunto, con mio piacere, continuare a parlare di quelle che sono le relazioni, appunto, in ambito, per esempio, scuola-famiglia, o le relazioni con gli anziani della propria famiglia, comune l'assistenza, dove interagirà anche mia moglie, che ha un'esperienza ventennale in merito, proprio grazie a un'esperienza personale. Poi la relazione tra genitori e figli, oppure l'approccio alla musica, dato che io mi occupo di musica, e quindi tutto quello che concerne l'informazione tra noi e la musica, insomma. Okay. Che cosa c'è da fare? Scopriremo qualcosa. Ok. E senti, perché secondo te la tua passione è la tendenza per il futuro? La tendenza per il futuro per me è importante perché dobbiamo sempre più guardare, appunto, come alle relazioni, ma diciamo in un ampio spettro, tutto il nostro modo d'essere, quindi il nostro approccio al domani, e secondo me è molto importante su diversi aspetti fare un passo in avanti, che tante volte significa andare un po' all'essenziale, a qualcosa di semplice. Grazie Daniele, ti ricordo che se vuoi essere sempre informato sui nostri eventi, richiedi di essere inserito nel gruppo WhatsApp al numero che vedi indicato in questo post. Non ci resta che salutarci e ci vediamo venerdì 21 febbraio. Ciao a tutti, ciao Daniele. Ciao a tutti e grazie dell'invito. Ciao.